lamentarsi se poi tu non puoi goderti quel che ti offre la città. Amiche, amici di Rossini TV, siamo al Gallo, a Gallo di Petriano per la seconda delle settimane 50x50. Questa è la settimana nella quale Petriano e il suo territorio è capitale italiana della cultura, insieme naturalmente a Pesaro 2024. E in questa settimana Petriano ha tirato fuori il meglio di sé e naturalmente nel meglio di sé non poteva mancare il Gallo d'Oro. Questa sera Gallo d'Oro Limited Edition, che a me piace chiamare Gold Edition, visto che si parla del Gallo d'Oro appunto, e andiamo a seguire dalle parole, dalle immagini, dalla musica di questa straordinaria serata. Il Gallo d'Oro esiste dal 1966, è un patrimonio del nostro paese, è un patrimonio di Petriano, è un patrimonio dei gallerini. E più volte ci siamo messi a ipotizzare, anche con la Proloco, di fare un libro nel quale mettere dentro tutti gli aneddoti, perché esistono poche famiglie al Gallo che non hanno niente da raccontare se gli chiediamo qualcosa del Gallo d'Oro. Quindi ci sembrava opportuno, ci sembrava ovvio che questa manifestazione, di cui noi siamo molto orgogliosi, si mettesse in vetrina nell'ambito del progetto Pesaro Capitale della Cultura 2024. Si sente molto la responsabilità e il dovere di non fare mai cadere questa tradizione. Penso e lotto ogni giorno affinché questo possa durare, perché comunque sono rimaste poche le cose in cui credere o alle quali legarsi. E una tradizione così bella, dove ci sono passati i padri, i nonni e adesso arrivano i nipoti, penso che sia proprio il caso di portare avanti, di farla vivere. Ringrazio particolarmente il Comune di Pesaro per l'idea avuta 2 anni fa, tutti ci abbiamo creduto, era un'idea in fase embrionale che poi si è rilevata invece un'idea vincente, piaciuta non solo qua localmente ma anche a livello nazionale, tant'è che ho incontrato alcuni amici, diciamo, a Roma, addirittura hanno detto finalmente un territorio che si unisce e non solo un'unica città. Quindi complimenti per l'idea, perché è veramente un'idea vincente a cui tutti teniamo particolarmente a fare questa bella figura. È sempre un contesto dove i sogni dei ragazzi che vengono seguiti in questi contesti musicali sono molto importanti, quindi è sempre bello vivere queste emozioni insieme a loro. E sono felice di essere qua di nuovo al Gallo d'Oro anche quest'anno. Questo per me è il secondo anno dove io faccio un po' da testimonial al Gallo d'Oro, un po' per conto del Festival di Castrocaro, di cui io sono il delegato per l'Emilia Romagna e le Marche. Quest'anno abbiamo fatto un lavoro bellissimo, perché proprio dal Gallo d'Oro abbiamo tirato fuori una band che sono i Senza Volto, che sono arrivati in finale a Castrocaro. Quindi è stata una soddisfazione che ci ha riportato a tornare qua e a portare, insomma, quella che è la mia esperienza. In questi 20 anni ho visto veramente muoversi su questo palcoscenico tanti ragazzi che hanno portato le loro musiche proprio personali, poi hanno cantato anche delle cover, ma si cimentano molto in queste manifestazioni e ci danno veramente, ci portano tanto.